Bentrovati amici di Smaniarte, bentrovati amici appassionati di arte. Oggi, carissimi, sul nostro canale abbiamo l'onore di avere come ospite un grande artista, un maestro d'arte, figura rilevante dell'arte contemporanea italiana e internazionale, capace di reinterpretare il presente con un linguaggio innovativo. Al centro del suo lavoro vi è una profonda, riflessione sulla condizione umana e sulla transitorietà del tempo. Le sue opere, ricche di complessità visiva e concettuale, continuano ad influenzare il mondo dell'arte, sottolineando il suo ruolo di artista in continua evoluzione. Riesce a trasformare oggetti quotidiani in simboli enigmatici, coglie e blocca l'attimo fuggente nelle sue tele. Amici, è con noi il maestro Alfredo Pini. Buon pomeriggio, Alfredo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Grazie, Alfredo, ti ringrazio di essere qui su Smania Arte, innanzitutto. Grazie Allora, a te e a tutti Alfredo quelli Pini, che ci che ci ascoltano. ascoltano, sì, gli amici di Smaniarte. Allora, Alfredo, nasci a Mirandola, dove consegui il titolo di ragioniere, però ad un certo punto abbandoni la tua professione per dedicarti interamente all'arte e alla pittura. Ma ti chiedo, come mai, da cosa nasce la tua passione per l'arte? La passione per l'arte nasce intorno ai 20 anni, finita la scuola, perché vivendo in un paese non avevo mai avuto occasione di vedere, entrare in musei, cose di questo genere. Certo, con i miei genitori si girava, eccetera, però diciamo che non era qualcosa che era. Forse a livello di età ero anche molto giovane, quindi avevo altre idee per la testa. Però è stato iniziando a frequentare Ferrara, Palazzo dei Diamanti, lì c'era, viveva, vive la mia ragazza che è diventata mia moglie, che è attualmente mia moglie, che mi ha introdotto, mi ha illustrato le bellezze di Ferrara e siamo andati a Palazzo dei Diamanti. Palazzo dei Diamanti ha scoperto un mondo completamente diverso. L'arte sapevo che esisteva, ma un po' come esiste, che so, l'Australia, ok? Certo. Sono stato, so che ci sono i canguri, fine lì. L'arte, finché non tocchi con mano, entri in un museo dove vengono presentate le opere degli artisti contemporanei e moderni, opere per mostre temporanee, come succede tuttora, e ti trovi di fronte a opere che non avevi mai visti, a lavori che non avevi mai visti. E ho scoperto un mondo affascinante, ma ho scoperto anche un mondo interiore mio, perché io non mi aspettavo di avere delle reazioni di fronte a queste opere come ho avuto, come se fossi davanti a uno spettacolo rock, a un Certo. film di quelli che ti prendono, capisci? Ecco, Certo. soprattutto non tanto per i soggetti in sé per sé, quanto proprio per la pittura, Per la quelle tecnica, dici? pennellate, quelle sciabolate di colore, le gocciolature di Max Ernst, mi creavano delle sensazioni, delle emozioni fortissime. Andavo a immaginare, vedere quello che non era descritto nell'opera. E questo è stato quello che poi mi ha dato il via a voler approfondire, studiare. Ho iniziato a studiare, parallelamente ho iniziato a disegnare, tutto in maniera da autodidatta, È così. perché Questo fa capire proprio sono effettivamente partito. che fa capire proprio che l'arte è innata, cioè si può anche studiare, ma Sì. l'arte la deve avere già dentro, praticamente. Probabilmente dentro di me c'era una sensibilità, che non avevo avuto occasione di Di manifestarsi in precedenza. manifestarsi. Occorreva una scintilla. È venuta così. È venuta così. Alfredo, infatti tu sei sempre stato attratto dal mondo dell'arte e dallo studio dei grandi maestri. Tra i tanti artisti che tu hai studiato, quale ti ha ispirato di più? Quale ti ha dato una particolare ispirazione? Allora, intanto io, essendo un autodidatta, ho imparato da tutti. Da tutti. Mio amico, da tutti, sì, perché tu guardi tutti, anche Beato Angelico ti può dare delle soluzioni Certo. di come organizza lo spazio, eccetera. Non è detto che il soggetto non ti interessi e quindi non. Io ho sempre guardato alla pittura, non al soggetto. Ecco. Quindi, come ti ho detto, mi ha ispirato Max Ernst, le gocciolature le uso tuttora. In tutte le cose, è stata una scoperta affascinante. Questa materia che si scioglieva mi dava delle sensazioni eccezionali. Poi le sciabolate di colore di Giovanni Boldini, che nel contorno, nella parte secondaria
quella che nessuno guardava dei quadri, lui dipingeva dame bellissime della Belle Époque, dell'Ottocento, fine Ottocento, eccetera, ma la parte secondaria lui la risolveva con pennellate veloci, evocative al massimo, dove tu vedevi, io vedevo tutto, anche quello che non era rappresentato, neanche che lui magari volesse rappresentare, vedevo oltre. Questo mi affascinava. E quindi questi artisti mi hanno attratto. Dopo è ovvio che tu non sei in grado di riprodurre subito, perché da autodidatta impari, eccetera, eccetera. Chi mi ha influenzato inizialmente è stato cioè un nostro contemporaneo, un mio coetaneo, Giovanni Frangi. Frangi, Grazie. pittore espressionista, molto Grazie. spigoloso, con quei colori sporchi, a me, ripeto, interessava sempre la pittura, quei colori sporchi che però davano un'idea di casualità, ma nello stesso tempo di bellezza, che andava oltre proprio la rappresentazione in sé. Era una bellezza assoluta dal mio punto di vista, da altri magari potevano interessare. E quindi ho iniziato a studiarlo, a prendermi dei pezzi di tela, studiare quel tipo di pennellate. Quello ho sempre fatto nella mia vita, cercare di imparare la pennellata. L'ho utilizzata, poi successivamente tempi cambiano e sono cambiato Sì, bisogna anch'io. evolversi, sì. Tu, a parte che è un grande artista nel nostro panorama italiano, ma apri anche una galleria d'arte a Ferrara, la Acerba, nome derivante dall'omonima rivista artistica letteraria fondata a Firenze nel 1913. E successivamente poi ti iscrivi a vari corsi di pittura, a parte essendo, come hai detto tu, autodidatta, ma ti iscrivi a tantissimi corsi di pittura. Ecco, cosa ti porti come ricordo di quegli anni? Vabbè, come ti dicevo, mi è nata quegli anni, intorno ai 20 anni, una fame d'arte che non era mai Non sazia. era Per mai. cui io compravo tutti i libri, i testi, andavo anche in accademia a Bologna a chiedere agli insegnanti quali erano le cose che meglio mi, cioè i testi che da autodidatta io potevo consultare per imparare. Ho fatto, diciamo, dei corsi acceleratissimi, ma ho fatto anche dei corsi per corrispondenza. Mi ricordo uno si chiamava, mi pare, adesso non ricordo, tanti anni fa, Accademia, una cosa del genere. Però anche quelli che poi ho frequentato successivamente, quando abitavo già qua a Ferrara, tenuti da insegnanti dell'Accademia, appunto, però erano molto accademici, cioè la cosa che ti insegnavano le imprimiture delle tele, tutto colori tonali, insomma tutte queste cose qua. Invece a me piace la pittura La istintiva, ma quello spontaneità che istintiva, sì, quello che mi ha colpito era la gocciolatura, la pennellata che certo. con un tocco a distanza tu vedi, che so, l'ombra dei pantaloni perfetta, ti avvicini, è una cosa, quello io volevo. E quelle cose lì io le dovevo solo vedere, tornare a vedere, andare a casa, provare, rifare, eccetera, finché non mi veniva, come dicevo. Questo. Quindi di quegli anni io conservo un buon ricordo, perché è sempre stata un'occasione aggregante, in cui mi sono sempre trovato bene anche con chi frequentava. Ma non mi è servito molto, Molto. perché tutto quello che mi serviva non era esattamente quello che non mi interessava. Tutto quello Infatti. che mi insegnavano era esattamente le proporzioni, le cose, tu le studi in Molto qualsiasi momento. accademico, sì. Invece a te piace molto, si vede poi nelle tue opere la spontaneità, la voglia di Sì, io fare parto con un segno, con un disegno segno. pochissimo. Io suddivido la tela in settori, però poi parto con dei segni, è lo stato d'animo del momento che ti fa partire con una determinata pennellata, e da lì quello che viene fuori ti chiama un'altra pennellata, un'altra ancora. Hai delle idee già di massima, ma le puoi trasformare in Si può base a quello che salta trasformare, fuori. Quello mi infatti. piace. In questi anni, Il essendo jazz, tu l'improvvisazione. l'improvvisazione, in questi anni poi tu hai conosciuto tantissimi artisti, Mario Schifano, Concetto Pozzati, Galliani. Ci racconti un aneddoto di questo periodo, di questi incontri, se c'è? Beh, vabbè, allora alcuni li ho soltanto, tipo Schifano, l'ho soltanto conosciuto, visto in un paio di Un paio di occasioni, occasioni. quindi non è che. Con alcuni invece sono entrato veramente in amicizia, a Linari,
è venuto a mancare alcuni l'Italia, anni sì. fa, Jacobelli. Ecco, Jacobelli, lui è un personaggio mistico, personaggio particolare, vive in una torre a Todi. È un grande artista, ma ha la sua visione del mondo molto particolare. Cioè, la prima volta che sono stato a trovarlo, dopo che conoscevamo da anni per telefono, eccetera, in varie occasioni, ci eravamo visti in mostra, ma la prima volta che sono stato a casa sua, a Todi, arrivo col mio socio, eccetera, appena scendiamo dalla macchina, sentiamo un grugnito, una bestia, un cinghiale, ci ha Madonna. caricato, un cinghiale, ci ha caricato, ci siamo rifugiati, c'era il suo studio Mai. di fronte, ci siamo rifugiati dentro, chiuso. Arriva Ceccobelli, lo chiamo, dico guarda che c'hai una bestia selvaggia, c'hai un mostro, c'hai un cinghiale, stai attento. Lui arriva, poi sento che chiama Enrico. Enrico era la sua cinta senese. Io l'ho scambiato per un genere, l'ha chiamato, eccetera, eccetera. Se l'è portato io. Dico, ma ascolta, ma ci ha caricato sta bestia. Eh Madonna. sì, può essere un po' aggressiva, però finora non ha mai fatto tanto male. Ma cosa vuol dire Tanto tanto male? male. Va bene. La svolta successiva, ritorno. Dico, guarda, hai nascosto, hai messo in catena la tua belva. Sì, tranquillo, tranquillo, la parcheggio. Arriviamo, scendiamo, vieni, caricate da 5-6 oche a testa bassa. Mamma mia. Arriviamo, buon, subito in macchina. E lui, ah sì, le mie oche che uso per C'è tenere Marcello. davanti. Dico, guarda, la prossima volta io vengo da te col fucile, te lo dico subito. Direttamente. Quello che è più grande di una gallina, io gli sparo. Questa è la cosa Forte. che. Bello, bello, Cecco, bello. È una torre a Todi, In bello. una torre Bello. medievale che lui ha tutto ristrutturato. È così. Però quello che mi piaceva di più parlare con gli artisti era proprio capire da dove veniva la loro ispirazione, Sì, no? A tutti. sì. E poi ho scoperto proprio che ciascun artista, e quindi è stato un grande insegnamento, era quello che ricercavo per me. Ognuno nella tela, nel, nelle loro, ognuno nelle, nelle opere che faceva, riproponeva se stesso, cioè dava l'immagine di se stesso. Tutte le opere sono sempre autobiografiche. Ad esempio, Certo. Jacobelli aveva la simmetria perfetta, lui col suo mondo della perfezione assoluto alla beato angelico, insomma, eccetera. È Sì, buddista, ma quindi poi italiano. sì, i grandi maestri creano il proprio stile e quello rimane perché devono essere Il anche proprio stile che coerenti. viene da dentro, lo Viene da sentono, dentro. Arcangelo, lui, i suoi viaggi, quindi lui era amante dell'Africa e lui nei suoi quadri che sembravano astratti, in realtà creava delle narrazioni in stile tribale, africano, che conosceva. Ognuno aveva il suo mondo. E io ho dovuto trovare il Il mio. tuo. E l'hai trovato benissimo perché le tue opere sono riconoscibilissime, insomma. Io lo dico, sei il maestro che coglie l'attimo fuggente, perché è vero, cioè, nelle tue opere il tempo riesce a fermare il tempo nello spazio. Cioè Sì. l'unione Sì, tra tempo e spazio è incredibile. E quello è uno stile tuo, praticamente. diciamo che come ti parlavo prima, le sciabolate di colore, queste cose, la gestualità. Ecco, la gestualità si vede anche mentre parliamo, è la mia indole. E un quadro mio per forza deve essere gestuale, per forza deve essere dinamico, per forza deve essere che scappa via, tipo Sì, questi queste qui qua che c'è dietro, sì. che ho alle spalle, no? Dopo poi naturalmente dietro, cioè io quando dipingo mi viene spontaneo fare le cose a questa maniera. Ma naturalmente sono figlio del mio tempo, esprimo lo stato d'animo che provo in quel determinato momento e ci salta fuori una società contemporanea che viaggia a ritmi vertiginosi dove ogni momento tu ti senti a volte inadeguato, a volte un po' spaesato, un po', a volte non sai. Ecco, quindi anche i miei quadri sono differenti da tanti altri, non c'è un punto di Certo. riferimento che catturi l'attenzione, la gente non sa di preciso dove guardare. A volte Certo. sono io che con una pennellata, un colpo di luce, Fai capire indico esattamente la dove strada. indichi all'osservatore dove guardare il punto di riferimento.
Allora, ascolta Alfredo, tu poi, ritorniamo a te, ben presto ti appassioni alla litografia su pietra calcarea. Successivamente poi segui un corso di incisione all'acquaforte punta secca presso l'Accademia Dosso Dossi di Ferrara e di serigrafia presso la stamperia famosissima Barbato di Venezia. Qui stampi le prime serigrafie, 125 copie. Cosa ricordi di quel momento? Vabbè, è un momento bellissimo dove però la voce più importante è quella dello stampatore, perché io mi sono rivolto ai migliori stampatori italiani, sia per la litografia che per la serigrafia, a Barbato, a Venezia, a Mestre, sostanzialmente, per la serigrafia, mentre per la litografia, la stamperia Tiboni di Urbino, che è grande. Soprattutto per la curiosità di conoscere come questi strumenti possono, insomma, strumenti, cioè, la grafica artistica, tu che sei un artista, che sei un gallerista e tratti opere, eccetera, devi sapere manualmente come vengono. Ecco, anche se sapevo già a priori che la mia tecnica, la mia gestualità non si confaceva al Con la 100% per questo grafica. tipo di grafica. Oggi però il ricordo che ho di Barbato, della stamperia Barbato, è stupenda. Servono degli spazi immensi perché i vari torchi, vari cose, eccetera. Uno studio di un pittore, se si dovesse fare tutto da solo, dovrebbe essere un capannone. Oggi però esistono altri tipi di stampa che ho fatto, sono molto più elettroniche. Allora erano molto più artigianali, manuali e avevano un sapore proprio artistico. Oggi la tecnologia ha superato tutto, Quindi anche la tu grafica ha dici perso. che la tua arte, il tuo modo di fare arte non è adatto alla grafica, ma più No, no, alla non è tecnica. adatto perché l'incisione, l'acquaforte, significa creare dei contorni, Dei degli spazi contorni, e chiusi. invece tu sei Io no, tutto. io ho tutti gli spazi È aperti, quindi vero, hai ragione. non va Ascolta, bene. nel 2001 avviene un incontro importante. Conosci il magnate della ceramica Oscar Zannoni, che ti commissiona circa 70 opere di grandi dimensioni, opere che saranno poi destinate alla sede della Ricchetti SPA. Come ha cambiato la tua carriera questo incontro? Ah beh, per alcuni anni ho lavorato solo per lui, ben Insomma, retribuito un anche, devo magnate, dire. voglio dire, Sì, famosissimo, sì. anche perché lui mi ha commissionato tele di grandi dimensioni, non voleva il quadrato, erano tutti grandi, minimo 1 metro per 1 metro. E era capitato in una fiera a Reggio Emilia e questo signore mi si avvicina e avevo esposto diverse cose, ma c'è sempre una parete dedicata alle mie opere. Sì. E lui viene interessato ai miei lavori e quindi discutiamo, parliamo, ne ordina 15 subito. Poi col tempo gli sono piaciute, insomma, è arrivato a ordinarmene 70. Purtroppo è venuto a mancare quando dovevo anche arredare degli uffici in Brasile, Ah, che la ha mia tante. chiave, sì. Però lui è morto, eccetera. A Reggio però ho avuto tanta, lui era di Reggio Emilia, ho avuto tanto riscontro perché poi lui con quelle opere le ha messe nella sede della Camera di Commercio, l'Unione Industriali, le ha messe un po' Sì. Punti dappertutto. importanti, sì. Poi negli anni successivi tu hai fatto moltissime mostre importanti, sia in Italia che all'estero. All'estero hai fatto mostre in Spagna, in Austria, negli Stati Uniti. Ma c'è qualche mostra che ti ha dato maggiore soddisfazione? Ah beh, tutte le mostre sono sempre importanti. Allora, ad alcune non sono mai andato, tipo negli Stati Mi Uniti, sapevo. perché era un momento particolare della mia vita, insomma, avevo altri problemi. Ed è capitato proprio in un periodo non semplice e quindi non ho potuto andare. Ricordo perfettamente quelle dove sono stato con la famiglia, ma chiaramente quando le hai all'estero, io con le lingue poi sono uno zuccone incredibile, utilizzo il mio esperanto Che gestuale, ecco, vale ma tutte le lingue, i gesti valgono io tutte mi le faccio capire, ma gli stranieri lingue. non si fanno capire da me perché non lo conoscono l'esperanto, continuano a Certo, muovere le labbra labbra. in una lingua che non capisco, ecco. Per cui piacevolissime, bellissime, eccetera, ma quelle che mi hanno dato più soddisfazioni sono state in Italia. Ah, in Italia, nella nostra Sì, Italia, ecco. sì, sì.
Oltretutto, alcune in luoghi prestigiosi, tipo a Ischia, tanti anni fa, nella villa che fu, che adesso è un museo di Luchino Visconti, e lì una manifestazione bellissima, luogo bellissimo, una villa, insomma, Immagino, cioè, sì, con tanta tutto gente, tanta così, che poi quella mi ha dato un seguito notevole nella città di Napoli, fatto delle mostre al Maschio Angioino, per cui è stata una cosa importante. Come importante ne sono state tante altre che adesso non sempre ricor le ricordo, cioè mi vengono in mente in questo istante tutte, al museo qui a Pieve di Centro, una mostra bellissima. Ma poi ogni mostra è importante non soltanto fine a se stessa per l'esposizione, cioè, ma quanto ti può dare momenti successivi. E quelle che alcune mi hanno dato veramente tanto, ecco, tanta Certo, possibilità di farmi conoscere oltre a entrare in contatto con personaggi che poi hanno cioè, sono portato stati la tua carriera, influenti insomma. nella mia vita, Certo, sì. certo, certo. Ascolta, abbiamo parlato un po' ma proprio poco della tua vera tecnica, perché tu sei un artista figurativo e nei tuoi dipinti si nota un continuo muoversi ed evolversi delle scene rappresentate. Quindi tu sulle tele riesci a prendere i dettagli dell'attimo che scorre. Usi la tecnica, come hai detto, separi un po' la tela per settori, però il tuo gesto pittorico è rapido e vivace, giusto? Ci puoi spiegare Sì. un po' effettivamente la tecnica pittorica che Ah, ma sai, la tecnica pittorica alla fine è quella che deve partire dal concetto che il minor numero di segni possibili usi? deve essere esplicita, ti deve raccontare anche quello che non è esplicitamente reso dalla pennellata. Io non amo assolutamente la descrizione eccessiva il dettaglio, ecco, il dettaglio meticoloso. Ma mi piace che i miei quadri, senza che tu te ne accorga, li veda dettagliati. Dettagliati. Allora, tu con questi accostamenti di segmenti, di pennellate veloci, Sì. eccetera, ti devi regolare tu. A volte, sai, io faccio Certo. anche fatica a esprimere come faccio, perché è talmente istintivo Ma che lo infatti non è faccio quando sono facile. davanti. Non è Poi facile da gesto di lontano, questo. a volte c'è quello che non ti riesce, allora vai a camuffare, vai a fare cose. Però sono tutti segni che nel contesto dell'opera assumono un significato. Tu ti allontani e vedi che so un'automobile, vedi quello che vedi. Ma se lo isoli e tieni solo quello, non è niente. Ecco, Certo. questo è quello che fin da subito mi aveva affascinato, visto delle opere di Boldini, eccetera. Ed è rimasto. È quello che ho sempre curato maggiormente. Mi piace che sotto rimangano degli spazi bianchi, mi piace che la tela abbia la sua poesia, il suo lirismo, deve essere musicale, dal mio punto di vista, Certo. secondo quello che è la mia sensibilità. Ecco, Ecco. Alfredo, allora, questo tuo modo di fare l'arte, ti chiedo, è il tuo modo di interpretare la contemporaneità e la quotidianità dei nostri giorni? Sai, io non lo so, io parlo per me, sì. Cioè, io quando dipingo, mi piace soprattutto dipingere figurativo, perché se tu vuoi evocare, avere una pittura evocativa, deve riferirsi a qualcosa di tangibile. E Certo. quindi, anche se poi i miei quadri arrivano ad essere astratti, è naturale che il mio percorso è la somma di tutto quello che è venuto prima. Come ti ho detto, io imparo da tutti, sono una spugna che ha assorbito tutto dalle prospettive sbilanciate, un po' squilibrate, ma che ti danno tantissimo sensazione emotiva, stati d'animo, suggestioni, ok? Che tu interpreti alla tua maniera. Questo è il mio modo di interpretare la mia contemporaneità. Se poi dopo per contemporaneità si intende che deve esserci l'utilizzo di mezzi tecnologici, di video, roba del genere, è un altro No, discorso, ma non interessa. Io sì, faccio no, con le no, mani, secondo la tradizione, ma è questo è. bello, bello. Allora, ascolta, appena digitiamo il tuo nome su internet, su Google, nella sua pagina ufficiale, abbiamo scritto questo.
quello che noi definiamo come presente non è più presente. Tutto subisce una seppur impercettibile trasformazione. Tutto è in movimento, nulla è immobile, sia nello spazio che nel tempo. Ci puoi commentare questa frase? Ah beh sì, queste sono cose, vabbè, è una cosa che, alla quale la mia espressione di tanti anni fa. Ma se ci pensiamo, gli artisti, gli impressionisti, si recavano in plein air, fuori, all'aperto, a cogliere l'attimo fuggente proprio, L'assistente, sì. a cogliere la luce, e buttavano giù quanto più possibile nel più breve tempo possibile. Poi dopo riportavano, cercavano di fermare il tempo, perché il tempo scappa. Allora, loro cercavano di fermarlo e non ci riuscivano, solo la macchina fotografica lo può fermare. Io mi rendo conto che non è possibile, ogni momento è già passato. Io e te ci guardiamo, È un questo è il attimo, presente, poi è il passato. già è passato, è Il vero. passato esiste sempre, il presente no. Allora, cerco, ho pensato. Le mie tele, come quando io dipingo le vedute urbane, ci sono le automobili che passano, io non le posso immobilizzare, non ha senso, non ha senso. Cioè, quella parcheggiata e quella in movimento le dipingo alla stessa maniera. No, io dipingo alla stessa maniera, sia quella, sì, le dipingo alla stessa maniera, ma tutte e due in movimento, Un perché anche quella movimento. ferma ha dei riflessi di luce, ha dei momenti che da un istante all'altro cambiano. È vero, è Questo è. tutto passato, è vero, è vero. È tutto passato, nell'istante, la frazione di secondo che tu osservi è già passato anche quello, perché poi è divisibile in milioni di miliardi di frazioni di secondo. È vero, hai ragione. Beh, effettivamente è così, c'è poco da dire. Ascolta, per concludere, ricordiamo che da poco si è conclusa una tua personale presso il Centro Mercato d'Arte Contemporaneo di Argenta, dal titolo Oltre l'immagine, 42 le opere esposte. Brevemente, Alfredo, ci puoi parlare di questa mostra? Sì, allora intanto non abbiamo parlato il titolo, no? Oltre l'immagine, a Oltre me piace l'immagine. molto, ognuno dei miei dipinti ha un titolo particolare che ti deve portare a qualcos'altro, Andare non, oltre. ecco esatto, andare oltre, perché hanno un significato in questo senso, ma tutte le opere d'arte, non solo le mie. Quello è un ambiente meraviglioso, è un museo di un vecchio mercato al coperto che è stato completamente ristrutturato, al primo piano, piano rialzato, ha tre sale gigantesche, con delle pareti splendide, con delle. È un impatto visivo unico che se fosse a Roma, a Napoli, a Milano, sarebbe Capisco. qualcosa continuamente ammirato, cioè Sì, quindi. converterebbe non so quante migliaia di persone. È ad Argenta, però ha la sua grande importanza nella zona fra Ferrara, Ravenna, Bologna, Ravenna, sì. Bologna. È una grande, ha un grande importanza mediatica, perché poi dove non arriva, cioè la gente va perché ormai ne ha sentito parlare di questa meraviglia in un paese, nelle valli che ci sono adiacenti alle valli di Comacchi. E quindi è Sì, stata una mostra è molto. stupendo. La mostra guardava tutte le produzioni, tutti i lavori degli ultimi anni, dove tutte dimensioni notevoli, Notevole. e sì, tutto il mio lavoro, ecco. Beh. Comprese anche alcune opere già un attimino differenti. Perché dalla mostra che feci l'anno scorso a Venezia, in cui mi chiesero di rappresentare dei monumenti specifici, ecco, ho iniziato anche non più a togliere tutti quei monumenti riconoscibili nelle mie opere, ma a metterli al massimo dell'evidenza. Ma mettere al massimo dell'evidenza significa metterli sotto riflettori che ti cancella comunque il particolare. Ti cancella il E quindi tu particolare. li trovi riconoscibili, ma di notte con riflessi, luce abbagliante, ti toglie tutte i È dettagli. vero. Va bene, Alfredo, io ti ringrazio tanto. Ti ringrazio per essere stato qui con noi su Smaniarte, per aver approfondito la tua arte e per averci raccontato tantissime cose. Sei stato davvero gentilissimo, grazie. Ma grazie a te, grazie a voi tutti per aver ascoltato, per Grazie, ascoltare. grazie, grazie.
Amici di Smaniarte, io saluto anche voi, vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata, ci vedremo sicuramente in una prossima. Intanto vi auguro una buona serata. Arrivederci. What are you doing?